Il vaccino contro BA1, il bivalente, insomma, che contiene anche l'RNA per BA1, si è dimostrato in grado di generare una risposta di anticorpi neutralizzanti decisamente significativa, ovviamente contro BA1, ma anche contro BA4 e BA5. Ricordiamo che queste sono le due varianti oggi prevalenti nel paese, rendendo ragione di più del 96% di tutti i ceppi che sono isolati in Italia. Quindi questi vaccini sono largamente utili per la prevenzione di sviluppo di malattia grave o potenzialmente fatale. Ne sono stati approvati simultaneamente due, sia quello prodotto da Pfizer-BioNTech sia quello prodotto da Moderna, e confermano una volta di più quanto sono stati determinanti questi progressi biotecnologici nell'ambito della vaccinologia. Mi permetto di ricordare che solo pochi giorni fa, sulla più prestigiosa rivista di medicina, il New England Journal of Medicine, è stato chiaramente sottolineato come nel primo anno dal loro impiego i vaccini hanno permesso di salvare qualcosa come 20 milioni di vite, e questo è chiaramente indicativo di quanto sono stati efficaci, e giustificano perché colleghi autorevolissimi come Tony Fauci hanno definito i vaccini contro SARS-CoV-2 un vero e proprio trionfo della medicina e della scienza.